Bella a tutti ragazzi, sono Spopo Gamer e oggi siamo tornati con FIFA 18 e la carriera allenatore con il Foggia per fare le ultime tre partite della stagione, tre partite importantissime perché siamo a tre punti dal Genoa e dall'Inter che sono dietro di noi e a tre punti dalla Juventus che è davanti a noi ed è prima. E abbiamo la partita contro il Genoa adesso, poi c'è anche il Milan a 58, però è un po' più lontano, mancano tre partite, speriamo di non farci recuperare ovviamente. Abbiamo ora la partita contro il Genoa e io direi che faccio la formazione, ve la faccio vedere e poi andiamo subito a giocare questa partita importantissima. In questa partita voglio dare fiducia a Cutrone che è il più fresco con dietro Gomez e Woodburn a sinistra, per il resto la formazione è quella titolare del solito e direi di iniziare la partita e giocare al meglio possibile per portarci a casa questa partita che vale 6 punti, non 3 perché è uno scontro diretto. Siamo in casa contro il Genoa per una partita importantissima, non possiamo sbagliare oggi, dobbiamo dare il massimo per portarci a casa questi tre punti, anche se a dire il vero anche il pareggio a noi potrebbe andare bene, l'importante è vincere le prossime due, ma riuscissimo a vincere questa sarebbe un gran risultato. Trent, Gomez, no, Perin, cosa prende? Fatale, sono perfettamente d'accordo Pierluigi. Le loro chance di bravissimi, che gol ragazzi, che azione, che azione. Gomez la mette su assist di Ciciretti che si era accentrato per l'occasione, fortunatamente Cutrone non era in mezzo alle balle, anzi ha portato via i difensori e gran gol. Iniziamo molto bene questa partita, continuiamo così. Verso l'area non può sbagliare. Mamma mia, Gomez cosa ha preso? Ci ha salvato tantissimo. Gomez esci, prendila. Non ci credo, mamma mia. Han cosa ha sbagliato stavolta? Uno dei suoi primi errori della carriera. Non aveva mai fatto un errore così grosso e ci poteva costare carissimo. Però c'è Ciciretti. Ciciretti che la incrocia male. Avrebbe dovuto incrociarla di più. Invece qua l'ha messa un pelo troppo centrale. L'ha tirata dritta per dritta. Infatti sul primo palo pensavo l'avesse incrociata e invece no. Questo calcio d'angolo come si svolgerà? Malissimo, cioè male. L'abbiamo presa di testa ma non ce l'abbiamo fatta a buttarla dentro. No, meno male che Han è uscito su questa palla. Dovrebbe essere finito il primo tempo tecnicamente. Cosa state combinando, porco cane. Non possiamo prenderlo ora, bravo Witzel. Inizia il secondo tempo dopo un primo tempo che si è concluso nel miglior modo possibile per noi, siamo 1-0, quindi partita per noi in discesa, ma non dobbiamo adagiarci troppo perché come sappiamo poi quando ci iniziamo ad adagiare sugli allori lo prendiamo in quel posto. Bravo per Cutrone che la mette in una partita importantissima, finalmente si sblocca Patrick, grandissimo, grande assist di Cutrone a tagliare tutta la difesa. Cutrone col mancino non va, ci prova Cutrone ancora, è fomentatissimo dal gol che ha appena segnato e speriamo che riesca a metterne un altro per chiudere definitivamente la partita. No, porco cane Han, pensavo fosse gol fatto, invece non si sa perché, non ho visto chi era del Genoa, l'ha data in mezzo e lì avrebbe dovuto tirare, ci avrebbe fatto quasi sicuramente gol, invece ha dato così tempo ad Han di posizionarsi per una grandissima parata tutta di riflessi. No, porco cane, che buco della misera che abbiamo lasciato. Al 70esimo l'hanno riaperta, devo fare qualche cambio a centrocampo, infatti lo faremo subito, c'è Arnold, Trent, Alexander Arnold che non ce l'ha fatta a correre dietro praticamente a nessuno, io metterei dentro Fedele che perlomeno è fresco e così dovremmo reggere a parer mio fino alla fine della partita, non dobbiamo assolutamente concedere il secondo gol, anzi dovremmo cercare di chiudere la partita definitivamente facendo il terzo gol. Mette in mezzo con questo pallone. Fedele la prova dalla distanza e non va. Appena è entrato fa sentire la sua presenza subito nella partita. Ancora ci riprova Fedele ma viene murato per una seconda volta.
Choi se ne va, ma non c'è nessuno a raccogliere questo cross che era molto bello, anche se un pelo debole. Andiamo su questo calcio d'angolo, stiamo attaccando per ora. Cutrone cosa combina? Cosa combina e la butta fuori senza alcuna deviazione? Come sto parlando ora? Senza alcuna deviazione dei difensori. Patrick la può chiudere. Cutrone ce l'ha fatta, la doppietta che lo riconferma per l'anno prossimo, direi. Avrei voluto venderlo, ma dopo questa doppietta che ci ha salvato, direi che sei riconfermato per l'anno prossimo, Patrick. Grande. Miazzarola. Gabbia. Mega ingenuità. Mega ingenuità per Gabbia. Ragazzi, 90esimo, punizione dal limite. Fortunatamente era solo ammonito. E l'abbiamo preso. L'abbiamo preso. Porco cane, che calcio di punizione che ha tirato. Non poteva farci nulla su questa punizione. L'abbiamo portata a casa, ragazzi. 3-2, se ce l'abbiamo fatta vincere. Meno male che Cutrone ha piazzato una grande doppietta. Adesso andiamo a vedere cosa hanno fatto le altre per poi riniziare la prossima partita. E vi ricordo che mancheranno soltanto due partite per la fine del campionato e noi ce la stiamo facendo a... Ce la stiamo facendo malissimo, tra le altre cose. Comunque possiamo farcela per qualificarci in Champions. Eccoci qua, appena prima della partita con la Fiorentina. Come vedete nella scritta tabelloni, siamo a 3 punti dalla Juve, a 3 punti dall'Inter. Quindi questa sarà una partita veramente importantissima. Tecnicamente ci basterebbe anche un pareggio, perché poi la prossima andremo contro... Non lo so sinceramente, contro il Palermo. Contro il Palermo, quindi sulla carta una partita un pelo più semplice. Dobbiamo cercare di portarci via questa vittoria, però, per essere sicuri di essere qualificati come secondi in Champions League l'anno prossimo. Adesso faccio la formazione, ve la faccio vedere ed iniziamo questa partita delicatissima contro la Fiore. Questa è la formazione che farò giocare contro la Fiorentina. Siamo ancora in casa, come vedete, e quindi avremo anche il pubblico della nostra. Ho dato ancora fiducia a Cutrone con dietro Martinez. Questa volta voglio un pelo più di sostanza con la Fiorentina, che è una squadra un po' più di fisico. Gioca Fedato oggi, per il resto la formazione è identica a quella titolare solita. Iniziamo la partita e dobbiamo essere 11 leoni oggi. Iniziamo la partita contro la Fiorentina, tocca a noi battere e io giocherei normale e in controllo. Controllerai questa partita, farai tanti passaggi, molto tra virgolettissime tiki taka, anche perché non abbiamo i giocatori per fare un vero e proprio tiki taka, vedete, come vi ho appena detto, però cerchiamo di avere almeno il controllo di questa partita. Cicciretti, la prova a mettere. Cosa hai fatto Cutrone, cosa hai fatto? Hai saltato un'ora in anticipo. Abbiamo preso gol da Polli, abbiamo preso gol veramente da Polli, ma non dobbiamo mollare. Cutrone è da solo, è solissimo, prova a rientrare, è bravissimo, mettila in mezzo, sempre quel secondo in più, porco due, porco. No, cosa ha sbagliato Jimenez, abbiamo rischiato tantissimo. Vai Cutrone. Cutrone, non c'è nessuno in mezzo. Non è vero, c'è Cicciretti dall'altra parte di testa. Non va Cicciretti, non va. Stiamo spingendo, iniziamo a spingere. E questo calcio d'angolo potrebbe dirci qualcosa, invece non ci dirà niente, come tutti gli altri calcio d'angoli. Gabbia, dalla lunga, non va. Iniziamo il secondo tempo dopo un primo tempo spento. Noi siamo completamente assenti, a parte nella parte finale che abbiamo fatto un tiro e qualcosina, ma niente di che. Dobbiamo cercare di pressare il più possibile, perché secondo me se riusciamo a pressarli riusciremo a fare qualcosa di molto molto buono. Vai su Cicciretti che è da solo, Cicciretti non la può sbagliare, non la sbaglia. Amato Cicciretti, 1-1, la rimette in piedi. Secondo le indicazioni raccolte in giro, il giocatore farebbe... Ma Cucurella che lancio, su Cicciretti. Cucurella su Cicciretti, che poi Cicciretti la mette, ma non c'è nessuno a raccogliere questo cross come al solito. Ancora su Cicciretti che continuano a cercarlo.
i suoi compagni di squadra si fidano di lui. Il problema è che poi non c'è mai nessuno in mezzo. Vediamo se ora si trova qualcuno in fuori gioco. Tantissimo. Chi è che era? Woodburn? No, Cutrone mi sa che era in fuori gioco. Ciciretti se la sposta sul destro e non va. Non va. Dragoschi ci mette le manone. Calcio d'angolo per noi. No, no, Martinez, gran colpo di testa, ma Dragoschi ancora ci evita la gioia. Salta l'uomo, gran tiro, grande intervento del portiere. Han ci salva, Han ci salva veramente, anche se era un tiro molto molto debole. Era più una parata per i fotografi questa, evidentemente, perché il tiro non era per niente pericoloso. Ma va bene così, adesso dobbiamo cercare di non subire troppo perché stiamo subendo veramente troppo. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. C'è spazio per calciare. Han, questa era una gran parata, questa era una parata degna di lui, del portiere che sta diventando. Vai Choi, appena entrato, sei freschissimo Choi. Metti un bel cross ogni tanto. I cross sono anche belli, ma non c'è nessuno a raccoglierli, quindi possono essere i cross migliori del mondo, ma cadranno sempre nel vuoto. No, no, meno male. Che culo, che culo, che culo. Mi si è strozzato un urlo di non di piacere, di dolore in gol. Ho detto, adesso fa gol, adesso fa gol, invece non so chi si è immolato. Per la gloria direi di fare un cambio. Cutrone non ce la fa più a tenere la squadra alta. Direi di mettere l'unico che abbiamo in grado di farla, che è Ibrahimovic. E vediamo di portarci a casa questo pareggio importantissimo. Viene dunque e possono ripartire. Benassi. Porco cane, porco cane, se stanno spingendo. Stanno spingendo come degli animali. E noi non ce la facciamo a reagire. A centrocampo c'è qualcosa che non va. Vai su Ibra, bellissimo su Ibra, che dovrebbe tenerla di fisico, dovrebbe tenerla di fisico, di destro, non va. Al 90esimo sarebbe stato il KO tecnico per la Fiorentina, invece Ibra viene murato. Finita qua, finita, 1-1 ragazzi, un risultato non del tutto bruttissimo per noi, perché vabbè, il campionato ormai è andato, la Juve ha vinto lo scudetto. Mentre noi dobbiamo ancora combattere contro il Palermo per riuscire ad avere il nostro posto in Champions League. Ragazzi, siamo ufficialmente in Champions League per l'anno prossimo. Questa partita non avrà nulla da dire, anche perché se noi dovessimo perdere contro il Palermo, non credo che succederà. Anzi, farò giocare la formazione delle riserve oggi, perché così almeno le testiamo un attimino e vediamo come sarà in ottica per l'anno prossimo, chi possiamo tenere, chi no, è un'ultima partita così, giusto per. E siamo a 64 punti, cioè siamo l'Inter a 64 punti, noi a 67, e siamo matematicamente qualificati in Champions, adesso dobbiamo mantenere il secondo posto, ci basta un pareggio per mantenere il secondo posto, la Juve ha vinto il campionato, adesso faccio la formazione e iniziamo l'ultima partita della stagione contro il Palermo. Per quest'ultima partita di campionato userei questa formazione in porta, l'esordio di Wright, il nostro portierino inglese. Poi da sinistra a destra la difesa la solita più o meno, cioè Riveros, Jimenez, Gabbia e Sessegnon. A centrocampo Fedele, Van Leeuwen, se si legge così, il centrocampista giovane che abbiamo. Sulla destra il solito Choi, solito più o meno. Dietro le punte Foden, a sinistra Sin, un altro delle nostre giovanili, e davanti Patrick Cutrone. Adesso iniziamo questa partita e cerchiamo di portarcela a casa. Siamo a Palermo per giocarci una partita molto importante che ci vedrà qualificarci in Champions. Ho fatto giocare le riserve, sono un pazzo, perché se perdiamo siamo nella cacca fino al collo, ma era l'ultima partita del campionato, non potevo esimermi dal farli giocare. Infatti subito così quasi abbiamo preso gol. Cutrone su Choi che se lo allunga troppo secondo me, infatti, e non riesce a prenderla al difensore del Palermo. Sessegnon sulla fascia, Sessegnon sulla fascia, la mette in mezzo, ma c'è il difensore del Palermo che la intercetta e la butta fuori dall'area.
Bellissimo su Sin che all'esordio la mette, ragazzi, la mette contro Palermo. 1-0 di Sin. Non ci credo, non ci voglio credere. Feden tira al volo e finisce appena appena sopra la traversa. Riguardiamo questa occasione al volo di sinistro e un metro sopra la traversa sarà finita. Però grande azione, grande prestazione oggi di Cutrone, che sta correndo, perlomeno sta correndo. Occhio al traversone. Attenzione. Ed è proprio un autogol. Autogol, ragazzi. Che autogol di... non ho visto chi era. Se Segnone esulta come se il gol fosse molto suo, ma credo che diano l'autogol. 2-0 per noi, ragazzi. Un autogol della Madonna. Non potevamo fare un tiro migliore di testa noi. Si avvicina all'area. Choi sulla fascia per il cross dell'eventuale 3-0 e lo anticipano. Mi sa che hanno anticipato Sin. Non l'ha tirata lui, sì, infatti. Occhio al corner. Calcio d'angolo, Sessegnon non ci arriva, credo fosse Sessegnon. No, è qua Sessegnon. No, questo qua è il centrocampista Van Leeuwen. Recupera palla. E, tra l'altro, porco cane, puoi farti anticipare se hai il giocatore dietro. Porco cane. Per Cutrone in profondità che rientra. Che rientra, la prova al tiro, ma la liscia. Fufiu, come direbbero in... a mai dire gol una quindicina di anni fa ci sarebbe stato il fischio sotto. Parata super, mamma mia, che parata di Wright, di Han. Sono abituato ormai a dire di Han. Wright ha fatto una grandissima parata. Vai su Foden. Vai su Foden che non è fuori. Sì, su Foden, su Cutrone che la mette. 3-0, chiude la partita Cutrone e abbiamo fatto una grande prestazione con le riserve oggi. Fine primo tempo praticamente, al 44esimo, 3-0, non credo ci sia più nulla da dire. Cerca il cross basso e c'è la traversa. Incredibile ancora. Ragazzi, due traverse di fila e ci siamo salvati. Mamma mia, mamma mia. Primo tempo che... Iniziamo il secondo tempo e ragazzi ho fatto due cambi, ho messo dentro Ibra ed Esposito come centrocampista offensivo centrale e lo facciamo esordire oggi invece Ibra, e vi ricordo che sarà la sua partita d'addio perché dopo di questa si ritirerà. Ibra ormai non è più il leone di una volta, ma il sinistro lo sfodera e non ce la fa a metterla sotto l'incrocio dall'altra parte. La traiettoria verso il centro. Abbiamo preso gol, ragazzi. Abbiamo preso gol. 3-1. Riaprono la partita più o meno. E non stiamo facendo più niente. Secondo tempo, dove tutte e due le squadre, a parte questo, non stanno facendo assolutissimamente nulla. Riveros. In fascia, dove in mezzo non c'è nessuno. La crossandola, ovviamente, non trova mai nessuno. Ma c'è Ibra che la può mettere. Ibra, ma porco cane, coprila di fisico ogni tanto, coprila. Ibra che la mette su Choi, che la svirgola, ma Ibra col sinistro, porco cane. Non ce la faccio a fargli far gol a Ibra oggi, ragazzi. Per l'addio, mi dispiace, avrei voluto fargli chiudere la carriera con un gol nella sua ultima partita, ma non ce la sto facendo. Su Ibra di testa, non va. Ragazzi, non vuole entrare le palle di Ibra, non vogliono praticamente entrare oggi. Il giovane da fuori, la tira viene deviata e ragazzi, questa partita credo che si concluderà qua. Infatti è così, abbiamo vinto 3-1 contro il Palermo, ci siamo qualificati in Champions League. Ed è tantissima roba. Questa qua è la partita finale della stagione e adesso andiamo a vedere come gestire. Dobbiamo anche pensare quali acquisti fare per la prossima stagione, che saremo impegnati in tre competizioni, quindi ovviamente il campionato, Coppa Italia, ma soprattutto la Champions League. Abbiamo fatto un grande campionato e lo vedete anche dalla classifica. Siamo a 70 punti, a 5 punti dalla terza e a 5 dalla prima. E il Milan alla fine è riuscito a scavalcare l'Inter all'ultima giornata, portandosi ai preliminari di Champions, mentre l'Inter e il Genoa saranno le due squadre che andranno in UEFA l'anno prossimo. La Juve ha vinto lo scudetto, noi siamo arrivati secondi e direi che abbiamo fatto una grandissima stagione, ma noi ci siamo concentrati praticamente soltanto ed esclusivamente
sul campionato. L'anno prossimo sarà molto più difficile, visto che avremo tre competizioni da portare a casa, visto l'obiettivo triplete. Quindi, ragazzi, direi che per oggi può bastare così. Se avete consigli sugli acquisti da fare, che ci hanno dato 49 milioni per il mercato la prossima stagione, fatemi sapere chi vorrete prendere, chi pensiate che sia un ottimo giocatore per ampliare la nostra rosa. E quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Bella!